L'idrogeno è uno dei combustibili del futuro insieme al GNL, al metano e all'elettrico. Io sono presidente di Mobilità Idrogeno Italia e praticamente la funzione, siamo partiti circa un anno fa con l'obiettivo di assistere il governo italiano a recepire una normativa europea, che è la 94, la DAFI. Questa normativa europea praticamente vuole, da un lato, decarbonizzare il sistema e quindi diminuire la dipendenza dal gasolio, dall'altra parte bisogna agire sulla CO2 e bisogna evidentemente limitare le emissioni non solo di CO2 ma anche di ossidi d'azoto e anche di particolato. Con questo noi abbiamo preparato un piano per il governo che è stato approvato. La DAFI è stata recepita dal governo italiano il 18 di novembre, per cui siamo ormai vicini alla soglia di presentazione. L'Italia dovrà presentare un piano di sviluppo che andrà dal 2014, dal 2015 al 2025 e fra questi evidentemente c'è anche l'idrogeno. Direi che assolutamente il passo importante è che le case automobilistiche hanno cominciato a uscire con macchine di serie e quindi ciascuno di noi può comprare una macchina a idrogeno, salvo il fatto che poi adesso c'è tutta la rete dei distributori da pianificare e proprio questo è stato lo scopo del piano. Io credo che ormai l'idrogeno sia una realtà davanti agli occhi di tutti, la macchina è praticamente a zero emissioni, ovvero emette dal tubo di scarico vapore d'acqua. E quindi è una cosa meravigliosa e dovrà piano piano essere implementato. Io credo che la partenza non sia semplice proprio perché bisogna organizzare tutta una struttura, ma questo se vogliamo vedere anche a livello di europeo per l'innovazione, per il rilancio di una parte dell'economia può essere una grande opportunità.